Buonasera Pasquale. Buonasera. Qua vi porteremo qua nella casa di Babbo Natale, è pure da Befana. Ma noi il presepe stiamo cercando. Ma per adesso visiteremo il presepe e quindi vi porterò nel presepe. Venite. Siete pronti? Per entrare nel magico mondo. Allora, siamo a casa di Pasquale Giuseppe 40. Detto P40, sono appunto e canta, io vabbè sto in tante case. Questa è una delle case che frequento più spesso, effettivamente. Beh, casa propria, in quel di Vaste, qui abbiamo l'artefice. L'artefice è misteriosa, è dietro la camera, e l'artefice del presepe è Pedro Sabba, del presepe, dell'albero. Un bellissimo presepe. Guardate amici, guardate con che maestria, ma poi lo racconteremo più nel dettaglio, Pasquale. E si è aiutata da Carmen 40. Quindi manualmente. E lo stornello ciurì ovviamente. Allora, come avete capito, siamo in una casa particolare con un presepe particolare che ci spiegherà adesso nei dettagli il nostro P40. Entriamo nei dettagli. Allora, siamo qui nel presepe, praticamente, dove viene ricreato questo villaggio, questo mercatino, questo piccolo mercatino di prodotti tipici, diremmo oggi, con tutto l'habitat, un ponte in legno costruito da mio nonno Cosimino Pede. Partiamo da qua, Pasquale, partiamo da qua. Ecco, vedo delle rose. Sì, abbiamo un ambiente floreale insieme a delle rocce. Poi ci si arrampica su verso questi artigiani che lavorano, insomma, chi il pane, chi il legno, insomma. Ma sbaglio, quella è una ballerina? Una ballerina? Sì, è una ballerina che porta l'acqua, forse. Sì, la casa è una casa di balli. No, quella, diciamo, dietro. Quella dietro? Vediamola. La stai vedendo dietro? Sopra abbiamo anche Mago Merlino, devo dire. Addirittura. Mago Merlino, sì, perché è un presepe internazionale questo, quindi abbiamo anche Mago Merlino, la grotta ovviamente. La grotta ci arriviamo per ultimo, ma non... E qui abbiamo gli altri artigiani, come potete vedere, a scala, su vari livelli, quindi abbiamo altri artigiani. Poi dicevo il ponte. Vedo qui il maiale, il macellaio che arrostisce il maiale. Siamo qua. Il falegname che è intento a lavorare con gli strumenti di spalle. Poi Pasquale, continuiamo. E guarda, qui c'è anche il ponte, l'abbiamo già osservato. Qui, andiamo qui sulle montagne per poi arrivare in un posto molto particolare. Scendi un po' giù e qui ci siamo anche noi. Attenzione, c'è P40 il menestrello, che questa è stata fatta anni fa da un'artigiana di Vaste, misteriosa, insieme al mio amico musicista. Vedi, ci siamo anche noi, quindi ovviamente dove potevamo stare? Nella locanda. Noi frequentatori d'osteria P40 sono appunto. Questo qua vediamo i tre re magi. Sì, che stanno in viaggio. Sono in viaggio. Questo qua tre, sembra un fruttivendolo, Pasquale. Sì, fruttivendola. Fruttivendola. Vedi. Qua giù c'è un carretto con della paglia, e una tavola imbandita. Sì. Un altro piccolo carretto, ma è bellissimo questo mercatino di prodotti tipici. Sembra uno dei mercatini che organizzi tu, Tommaso. E infatti, guarda, è bellissimo, è bellissimo. Mercatini del Salento, è pure qua nel presepe. Andiamo avanti, andiamo... Ecco qui, dicevo, il ponte artigianale costruito da mio nonno, Cosimino, Pede. Ecco, ce n'è un altro ponte, anche questo artigianale costruito da mio nonno. E se arriva alla casetta, anche quella costruita da Cosimino Pede, artigiano, artista del legno. Con la natività, bellissimo, l'angelo e nostro Signore Gesù Cristo, la Madonna, San Giuseppe, e poi intorno ci sono delle decorazioni bellissime. Ecco, Tommaso, l'artefice di tutto questo. Te la presento, Pede Rosalba, art director. Ciao. Art director.
chiudiamo questa mia visita con uno stornello natalizio. Vai Pasquale. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo, al gelo, e vieni in una grotta al freddo, al gelo. Che dire, cari amici? Arrivederci al prossimo video. Arrivederci.